Ma tu vale, ti puoi sapere anche tu, eh? Sì, arrivo. Naturalmente mentre finiamo che uno che passa in mezzo. Ah, no, giusto, hai ragione. Allora non vedo qua in questo. Tu mi dai il piede, cominciamo. Vai. Bene. Allora oggi siamo qui per presentare ufficialmente un progetto ideato dall'Associazione Mantovani del Mondo, fatto proprio e realizzato dall'Ecomuseo in collaborazione con la Chiesa Mantovana e con il contributo essenziale di Monsignor Manzoni. Un'iniziativa che parte da una lettera pastorale del futuro San Pio X, Giuseppe Sarto, quando era vescovo di Mantova, che vide partire 305 migranti da Castelvetrate, e in questa lettera pastorale esortò il clero mantovano a seguire questi migranti. Siamo nel 1887, non esisteva una rete consolare e quindi le persone partivano all'avventura. Poi spiegherò il contesto sociale. È un percorso delle grandi corti agricole risicole e dei luoghi non di culto. Quindi l'Ecomuseo ha fatto un percorso in bicicletta perché è un percorso abbastanza complesso. Noi adesso vogliamo fare invece, un contributo e fare invece il percorso religioso e storico partendo da Castelvetrate. La data è il 21 agosto, la data lo potremo, è un periodo abbastanza difficile, però il 21 agosto è la data della nascita di San Pio X. Dico adesso, per non dirle dopo, le comunicazioni del perché di questa iniziativa. Noi siamo partiti un anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa, perché quest'anno è il 120° anniversario della salita solo pontificio di San Pio X, che è stato anche il Papa degli emigranti. Grazie all'esperienza mantovana, lui ha così una coscienza sociale delle vicende del territorio mantovano, e assieme a San Scalabrini, che fu anche il primo che creò un ordine a favore degli italiani all'estero, vescovo di Piacenza, assieme a Monsignor Bonomelli, vescovo di Cremona, e assieme a figure straordinarie come Santa Madre Caprini, ha sostenuto tutti gli ordini religiosi all'estero, dove non esisteva nessun tipo di assistenza spirituale. Quindi, in base appunto a un programma che abbiamo portato avanti, siamo finalmente riusciti, grazie a Monsignor Manzoni e agli amici della Fondazione delle Ferrovie dello Stato, a fare una cosa che ritengo importantissima dal punto di vista storico e religioso e morale. Il 5 novembre finalmente faremo l'intitolazione della stazione di Mantova a San Pio X, perché grazie alle ricerche fatte con la Fondazione delle Ferrovie dello Stato abbiamo scoperto una cosa che si sapeva già ma è stata documentata, che milioni, non decine di persone, milioni di emigranti del Triveneto sono passati verso il porto di Genova da Mantova. C'era una linea ferroviaria che esisteva già nel 1856, che era la Vicenza, e quindi prendeva tutta la parte trevisana genovese, la Vicenza, Verona, Mantova, che prendeva tutta anche la bassa veronese, Lodi, e poi andavano al porto di Genova, che era l'unico porto in partenza, dove c'erano navi in partenza per l'America. Quindi il 5 novembre è un avvenimento storico che si collega poi alle celebrazioni in terra veneta, dove vi sarà la peregrinazione delle reliquie di San Pio X a Treviso, Venezia e Padova. Padova dove iniziò il suo percorso sacerdotale, e Venezia dove praticamente ricoprì il ruolo di patriarca di Venezia. Siamo riusciti, non abbiamo fatto molta fatica della verità, perché c'è stata grande sensibilità da parte della zona Lombardia, con l'assessore Lucente, con l'apposito di Regione Lombardia. Il 5 novembre arriva il secondo treno storico, l'altro era un pendolino degli anni 60 da Duecchino, arriva un treno storico dedicato a San Pio X, che farà tappa a Cremona, Codogno e Mantova. Allora, siccome è molto difficile celebrare anche le due figure a cui noi siamo collegati moralmente, idealmente, Santa Madre Caprini, qui intitolata la stazione di Milano, per fare una celebrazione abbiamo delle norme che sono quasi insuperabili dal punto di vista organizzativo, considerato poi Milano che poi è l'epicentro della rete ferroviaria. Abbiamo pensato che faremo una cerimonia molto semplice, lungo il percorso, verrà anche il sindaco di Sant'Angelo Ludigiano di Codogno, Codogno vi è la sede
le sorelle di Santa Madre Cavrini, Sant'Angelo di Sanno che si viene a casa Natale, ma Santa Madre Cavrini, inviteremo i due ordini religiosi a fare una cerimonia a ricordo di queste due figure che a fine 800 hanno fatto grandissime traversate atlantiche da New York fino a Sud America, perché sono state due figure basilari. Madre Cavrini è l'ispiratrice, tanto per dare un'idea, del Columbus Day. E Scalabrini è colui che invece, assieme poi a San Pio X, adesso voglio anticipare quello che diranno gli amici successivi, i relatori, è stato quello che ha posto le basi della dottrina sociale della Chiesa, che poi ha portato avanti San Pio X. Questo è un po' il nostro diciamo, la nostra roadmap. Il giorno 13, la parrocchia di Malavicino, la parrocchia dei Cimbri, della Lessinia, sono lì dal 1500, grazie a Don Tonino Frino, vi sarà un pellegrinaggio a Treviso, ci si può andare anche direttamente, perché vi sarà l'esposizione della reliquia di San Pio X, il cui arrivo non è stato facile, ma siccome lui fece una sorta di profezia, disse: o vivo o morto io tornerò tra di voi. I vertici del Vaticano non hanno potuto impedire ai veneti di portare San Pio X, che in tempi passati è venuto anche a Venezia. Quindi do la parola al Silvio Castelforte, rappresentante dell'amministrazione provinciale, che mi fa molto piacere che sia qui, a Gazzani, per il saluto e l'introduzione della nostra iniziativa, con il ringraziamento di Barbara Chilesi, che verrà dopo per motivi vari, e naturalmente anche a Mauro Morselli, che anche lui ha sempre sostenuto la nostra attività, e a tutti gli amici che hanno seguito questa iniziativa. Prego, consigliere. Grazie, professore, porto il mio saluto. Io oggi sono qua in tutti i vesti di sindaco del comune di Castelforte e di rappresentante dell'amministrazione provinciale, e a proposito porto il saluto del presidente Carlo Bottani, che per altri impegni non può essere qua quest'oggi con me. Confesso una mia particolare emozione, perché attraverso, mi sono sentito nei giorni scorsi col professor Marconcini, confesso la mia non conoscenza di particolari circostanze che hanno caratterizzato il mio comune, il mio paese, Castelforte, e in questo processo, in questo fenomeno di attualità, molto di attualità, di emigrazione di concittadini, compaesani che fin dalla fine del 1800 sono emigrati presso i paesi dell'America Latina. Questo ci ha aiutato, mi ha aiutato anche a comprendere un fenomeno particolarmente diffuso, soprattutto negli ultimi anni, che è quello della richiesta. Ci arrivano noi comuni, i colleghi sindaci qui presenti lo sanno bene, arrivano decine, centinaia di richieste di cittadinanza da parte degli avi emigrati nei paesi dell'America Latina, e non capivamo all'inizio delle operazioni, dopo è evidente che la cittadinanza italiana consente insomma delle situazioni di favore, di agevolazione anche solo nella mobilità verso i paesi europei. Tuttavia, poi al di là di una permanenza limitata di qualche mese, giusto per ottemperare alle pratiche di cittadinanza, poi la persona richiedente non si ferma sul nostro territorio, e questo è anche un po' un peccato, perché potrebbero essere delle risorse. Inoltre un ringraziamento particolare e anche molto sentito va all'Ecomuseo, ancora probabilmente poco conosciuto a livelli extraprovinciali, ma svolge ormai da anni un lavoro particolarmente importante, quindi poi arriverà più tardi, ma voglio già ringraziare sin d'ora la presidente Barbara Chilesi, il coordinatore Filippo Mantovani, che poi ci relazionerà su un progetto realizzato che metterà in evidenza delle peculiarità del nostro territorio. Anche in questo caso il nostro territorio, il territorio mantovano, a vocazione agricola, rappresenta degli elementi, come dire,
molto importanti sotto il profilo storico e culturale, che è giusto siano conosciuti anche per poter dare quella possibilità di incentivare il turismo mantovano che rispetto ad altre situazioni e altre province ha numeri maggiormente importanti rispetto ai nostri. Quindi nella veste di amministratore provinciale, ecco, questo è un impegno che mi sento di prendere nei confronti anche dell'Ecomuseo per poter essere a fianco dell'Ecomuseo e supportare le sue iniziative. Quindi con molta curiosità oggi nel ringraziare il professor Barboncini. Non sono professore, ringrazio per... della no, ma per le ricerche che ha fatto, per gli studi che ha fatto sicuramente a Valenza. Il professore, quindi. Quindi l'esodo della campagna mantovana, alcune pubblicazioni. Il presidente che io ho amato di più è Ciampi, quando è venuto a Mantova. Grazie. Grazie. Con molta attenzione seguirò quanto avrete da raccontarci. Grazie ancora. Mi metto di là con il senso. Allora, Beniamino, perché sei sindaco del comune di Cioccio. No, viene, anche perché storicamente il primo documento storico che va a comprovare l'emigrazione è di San Giorgio. Prego. Sì, c'era un agente mandato dal Brasile che veniva a reclutare i mantovani per il momento che noi abbiamo è di San Giorgio. Beniamino Rossel, sindaco di San Giorgio. Grazie, rischierei di ripetere un po' le parole che ha già detto Massimiliano prima. Io credo che tutti noi abbiamo necessità comunque di scoprire un po' le nostre radici. A volte siamo talmente impegnati di corsa a guardare tutti i problemi attuali giornalieri che abbiamo, ma non conosciamo a fondo invece quella che è la nostra storia. Nella nostra storia anche San Giorgio, un paese che anni fa era un comune prettamente, anche adesso San Giorgio Vigarello, un comune prettamente agricolo, con la presenza di tante attività, ma dove per esempio la cultura del riso è venuta un po' a mancare. Ne abbiamo ancora alcune realtà, ma sicuramente non come negli anni passati. E il fenomeno che diceva Massimiliano prima, anche noi lo stiamo vivendo con l'amministrazione, sul fatto della richiesta di questi discendenti, di queste persone che sono alla ricerca, sia sicuramente per motivi anche burocratici, il riconoscimento della cittadinanza ha una valenza, insomma, sono alla ricerca anche delle radici storiche, dei propri. Qualcuno chiede anche, magari non tanto non solo il percorso della cittadinanza, ma chiede proprio anche di conoscere se ci sono ancora notizie di mio nonno, mio bisnonno è partito da nel più o meno, cioè sono sempre notizie molto a volte frammentarie, no? Ma però che magari poi in mano a persone che sanno dove andare a cercare, insomma, danno dei risultati veramente significativi. Quindi anche noi, anche San Giorgio Vigarello, fa molto piacere poter ospitare quest'oggi questo convegno, perché siamo certi che anche da qua, anche come amministratore, potremmo portare a casa qualcosa di interessante, qualcosa di più sulla nostra storia, che non è veramente da poco. Quindi benvenuti a tutti voi e mi metto in ascolto anch'io come Massimiliano, sono molto curioso di sentire, perché sono certo che avremo delle novità, cioè delle cose che sicuramente non sappiamo. Quindi grazie Daniele, grazie a tutti, alla Mantovani, alla mia vice sindaco che è presidente dell'Ecomuseo, di questa realtà di museo diffuso che magari fa un po' fatica a farsi conoscere, nonostante faccia veramente tante cose e tutte veramente molto, molto significative. Ancora negli occhi la serata in cui ci siamo trovati in quella corte a Casteldario, in cui hai scoperto quella Madonna, veramente molto, molto interessante. Grazie. Grazie a tutti voi. Sul percorso che è stato identificato, sì, dopo lunga riflessione. Bene, intanto vi saluto anch'io, vi do il benvenuto.
Mi sento di ringraziare chi ci ospita, anzitutto perché collaboriamo spessissimo, quindi è un dovere ringraziare ERSAP e Natura Sì che ci ospitano negli spazi dove siamo oggi di Corte Campanita. Mi sento di ringraziarli anche perché dopo, se avete voglia, siete incuriositi, possiamo visitare, vi posso accompagnare a visitare la pila da riso che troviamo qui di fronte della sede adesso ERSAP, che all'interno conserva tutta la strumentazione tipica delle modalità di lavorazione del riso a partire dal 600 fino alla metà dell'800. Quindi è un sistema, quello lì ottocentesco, che però conserva il meccanismo che era stato ideato all'inizio del 600. Quindi è molto interessante vederlo per chi non l'ha vista. Allora, ovviamente, come già Daniele Marconcini vi ha detto, il progetto l'abbiamo sviluppato insieme, la vedete quelli che si sono occupati di questo progetto, quindi come ecomuseo, noi siamo parte della rete UNESCO dei musei dell'acqua, siamo stati riconosciuti quindi come uno dei musei dell'acqua dell'UNESCO e ne siamo parte come ecomuseo, quindi territorio dell'ecomuseo, ovviamente la diocesi di Mantova, Mantovani nel mondo e Lombardi nel mondo, e abbiamo sviluppato insieme questa attività. Ecco, i comuni interessati sono i 7 comuni dell'ecomuseo, quindi San Giorgio Pingarello dove ci troviamo, Casteldario che è capofila, Roncoferraro, Villimpenta, Bagnolo San Vitto, Castel Belforte, Rovertella. E questi sono gli 8 comuni che hanno appunto che aderiscono all'ecomuseo. Il progetto è abbastanza semplice, lo capite già dal titolo, stiamo parlando di una via e quindi quello che abbiamo fatto è stato fare un percorso nel nostro territorio, ovviamente con delle tappe ben definite e luoghi di interesse particolari da scoprire. Ecco, questo percorso, vedete, lo vedete in rosso, non so se riuscite a intravederlo sulla mappa, è a 8 in pratica, e l'8 ha il suo centro proprio qui, nella foresta della Campanita. Ha il suo centro qui perché da qui si può decidere se andare nella parte verso Casteldario, Roncoferrano e ovviamente sempre San Giorgio di Garello, oppure se fare la parte in alto, quindi a nord, e quindi fare San Giorgio di Garello, Castel Belforte, Rovertella. Ovviamente abbiamo collegato il percorso a un punto fondamentale che è Mantova, lo vedete da lì, attraverso la ciclabile che collega Mantova alla foresta di Campanita. Mantova però non è collegata solo dalla ciclabile, ma è collegata anche dalla presenza della Basilica con Cattedrale di Sant'Andrea, che è un po' il fulcro da cui diciamo, cerchiamo di capire come la devozione che contraddistingue la nostra provincia si è poi diffusa nel territorio. Quindi partiamo dalla città, dove la presenza di San Pio X è documentata anche al Museo Diocesano, ma partiamo dalla città dove in Sant'Andrea c'è la reliquia dei Sacri Vasi, e vediamo come poi questo ha interessato il nostro territorio. Ecco, il percorso è stato promosso ovviamente attraverso il sito dell'Ecomuseo, vedete www.ecomuseomantova.it, questa è la pagina iniziale, all'interno del sito, là in alto, vedete ci sono i percorsi, e i percorsi in bici che si trovano, il primo che abbiamo inserito, proprio perché è l'ultimo che abbiamo fatto, ce ne sono 8 di questi percorsi, l'ultimo è questo, è appunto le vie dell'emigrazione. Ecco, noi abbiamo poi collegato il nostro percorso alla rete dei percorsi per ciclisti. Questo è un sito dedicato al cicloturismo, vedete si chiama Outdoor Active, è il sito che promuove percorsi a livello europeo per gli amanti della bicicletta. Accanto a questo abbiamo inserito anche il nostro percorso con un video di promozione su YouTube che vi propongo e che vi fa vedere appunto come funziona. Partiamo dalla città di Mantova e qui vi racconto un po' il percorso.
Interessato capire un attimo quali sono poi gli aspetti più interessanti lungo questo tragitto. Tutte le immagini che avete visto si sono sviluppate lungo quel lotto che abbiamo fatto, ovviamente un video di 3 minuti perché altrimenti uno si spara se deve guardare qualcosa di più lungo. Ecco, accanto a questo abbiamo inserito sul territorio dei totem, come quello là metallico, quello è uno esistente adesso davanti al municipio di Castelbelforte, ne andrà un altro davanti alla chiesa di Castelbelforte, dove è stata recentemente anche rifatto il sagrato. E cosa ci racconteranno questi totem? Ci racconteranno i luoghi che incontriamo, perché li potremo scoprire attraverso il supporto informatico, quello che avete visto, quel percorso di outdoor activity permette dallo smartphone di avere tutte le tappe che si toccheranno, quindi questa chiesa verrà raccontata direttamente sullo smartphone, oppure per chi vuole potrà trovare e leggerlo anche davanti all'edificio stesso. Un altro totem è stato, faccio giusto vedere, collocato anche in prossimità della casa di Tazio Nuvolari, con la storia ovviamente di Corte Ronchesana, che è una storia molto antica, e la storia anche collegata alla figura, oltre che di Tazio Nuvolari, vedete, del padre, che è stato un importante uomo del Risorgimento, o dello zio, che è stato un campione di ciclismo. Quindi rimettendo insieme un po' tutte le fila della storia di questa importante famiglia. Quindi sul territorio questo è stato, diciamo, il riscontro che abbiamo dato. Ripeto, il sito internet nostro, i siti dedicati al cicloturismo, video su YouTube, tutte le informazioni attraverso supporti che siano adatti allo smartphone. E tutto questo cosa abbiamo messo in rete? Abbiamo messo in rete quello che è collegato a un fatto storico molto preciso. Ho messo questa immagine, siamo agli inizi del Novecento, perché nei primissimi anni, guardate, manca anche la canonica a Castelbelforte ancora, che verrà realizzata dopo. Non c'è il monumento ai caduti che è sulla sinistra. Questa è un'immagine dei primissimi anni del Novecento. È molto particolare, l'ho messa apposta perché ci dà un po' la sensazione che ha avuto probabilmente l'allora vescovo sarto di Mantova quando si è recato in visita pastorale a Castelbelforte. Lo spazio era questo, la chiesa era questa, e probabilmente ha incontrato tanta gente come si vede lì davanti alla chiesa, tanta gente che però non lo stava ad aspettare, non era lì per lui, dopo scopriremo meglio questo aspetto, ma se ne stava andando, stava emigrando, stava lasciando la propria terra. Quindi noi partiamo da questo fatto, guardate, la data particolare, 14 agosto 1887, siamo alla vigilia dell'Assunzione, quindi un momento molto particolare, anche importante. In quella circostanza il vescovo rimane molto colpito, come vorrei anche voi poteste rimanere colpiti da questa immagine che raffigura un po' il popolo che ha incontrato l'allora vescovo di Mantova. Quindi partiamo da un fatto legato alla sua figura, qua lo vedete già santo, questo è un dipinto
che si trova all'interno della parrocchiale di Castelbelforte, quindi dipinto, realizzato dall'artista Giuseppe Resi, che è un artista veronese nei primi anni 50 del Novecento. La sua figura quindi è stato il punto di partenza del percorso che noi abbiamo proposto. Ma questo percorso cosa mette in rete? Mette in rete appunto una tradizione, una storia, una cultura religiosa, una cultura e la devozione del nostro territorio e l'arte ovviamente. Quindi questi sono gli elementi che si intersecano. Arte, tradizione religiosa e devozione e storia. Questo è quello che fa il percorso, li mette in rete, li mette insieme, li combina. E quindi partiamo dall'arte. Io rimetto l'interno della parrocchiale di Castelbelforte, perché diciamo siamo partiti da lì, ma è un esempio di quello che si può vedere. Un interno molto pregevole, perché è un interno neoclassico dell'ingegner Brilli, siamo nella prima metà dell'Ottocento, una faticosa storia costruttiva che abbiamo anche riscoperto con l'altro evento che abbiamo fatto con il Colosseo, ma vi dà già la qualità dello spazio. E vedete, arte come quella ad esempio della volta, guardate qua ci sono un po' i simboli di quel Novecento che si collega a Pio X. Se guardate lì in basso a destra ci sono i successori, c'è Pio XI e Pio XII lì a destra, li vedete? Due guerre sulla grotta. Poi vedete, ci sono questa è la glorificazione di Maria, vedete che i santi stanno portando corone, suona la musica tra gli angeli, c'è Giuseppe a Mater ovviamente sulla destra di Maria, e a sinistra il patrono, San Biagio, e altre figure legate un po' alla religiosità di Castelbelforte. Dicevamo arte, quindi chi farà questo percorso incontrerà arte, ma che si collega direttamente anche ad aspetti di devozione. Arte che è collegata proprio alla devozione anche tipica della nostra provincia. Qua siamo a Stradella, questa immagine è un pregevolissimo quadro che a breve forse riusciremo anche a raccontare meglio, perché ha avuto un restauro recentissimo, è stato appena riconsegnato alla parrocchia da pochissimo. È un quadro di Cadioli, che è un artista dell'Accademia di Mantova, dell'Accademia d'Arte di Mantova, un'accademia fondata da Maria Teresa d'Austria, tra l'altro, all'età 700, è stato un importante professore all'interno dell'Accademia, realizza due pregevolissimi dipinti che oggi si trovano all'interno della parrocchiale di Stradella, che vedete là in alto a sinistra. E vedete un po' tutta la devozione, vi dicevo, arte, ma collegata alla devozione tipica del nostro territorio. A sinistra San Longino, raffigurato da Giulio Romano dentro la Basilica di Sant'Andrea, qua lo vediamo, mentre lui che avrà il ruolo fondamentale di portare i sacri vasi a Mantova, mentre adora i sacri vasi a Mantova con il sangue di Cristo che vedete retti dall'angelo. E dall'altra parte abbiamo Sant'Anselmo e sullo sfondo il ponte di San Giorgio, il castello di San Giorgio, i laghi. Quindi questo verrà raccontato appunto attraverso i video, ed è una devozione diffusa sul territorio. Qua siamo nella parrocchiale di Casteldario, una parrocchiale costruita nel 1700, l'architetto è Girolamo Dal Pozzo, un architetto veronese molto interessante, anticipa il neoclassicismo. Vedete, là vedete l'interno della parrocchiale, vi ho messo un dettaglio dell'organo solo perché mi interessano i due tondi a lato. Nei due tondi a lato ci sono di nuovo i sacri vasi del sangue di Cristo. In calotta dell'abside, cioè sopra la zona sferica dell'abside, c'è Sant'Anselmo. Quindi quelle figure che abbiamo visto, ad esempio, nella parrocchiale di Stradella, le ritroviamo anche qua, perché sono proprio radicate nella devozione del territorio. Luogo di storia, qua vedete un'altra delle tappe, della chiesa romanica, taluni chiamano Pieve, ma non correttamente, di Barbassolo. Siamo in una fase matildica. All'interno vi ho messo un dettaglio della Beata Osanna Andreasi, che è sempre una figura legata alla devozione mantovana,
ma un luogo ricco di storie importante da un punto di vista della storia. Storia che ritroviamo anche in un'altra tappa fondamentale come il castello di Casteldario, che ha una vicenda costruttiva che va dall'undicesimo al sedicesimo secolo, quindi non mi dilungo sugli aspetti della storia. Ma quello che incontriamo sono luoghi anche particolari che abbiamo cercato di riscoprire, di riportare all'attenzione. Guardate, qua siamo sempre a Castel Belforte, sul confine con il Veneto, in particolar modo con due comuni, Erbè e Vigasio, tra le Fuolo. Siamo tra Sorga e Erbè. Erbè, sì. È la cappella che è nella corte di Costa Longa. È là, sì, siamo nella... in una cappella che era in un piccolo borgo ormai quasi completamente disabitato, una cappella molto interessante perché conserva al suo interno proprio tutti gli elementi caratteristici di una devozione secolare che qui si è svolta. Tenete conto che questa chiesa è fondata nel 1530, verrà ovviamente varie volte trasformata. Vi faccio vedere solo il quadro che c'è là sopra, un San Giacomo Maggiore, adesso qua si legge poco, ma chi ha buon occhio qua davanti, porta data 1603. Quindi siamo in un ambiente ricco di storia che tramanda il radicamento di queste persone a un territorio e ai propri culti religiosi. Ecco, dicevamo quindi storia e arte, la storia e arte e vita che si è svolta in questi luoghi. La vita di questi luoghi, che è collegata poi ai fenomeni della emigrazione, la vita di questi luoghi è legata a queste corti risicole, che però bisogna che guardiamo con occhi diversi. Queste non sono semplici corti, questi sono dei piccoli borghi, sono dei piccoli paesi, sono delle piccole comunità, indipendenti da tutti i punti di vista. E io vi porterò un esempio che è questa, per due motivi che dopo vi spiego. Queste non sono delle semplici residenze con a fianco i magazzini, cioè i granai per i depositi delle granaglie. Queste sono delle piccole comunità all'interno della più vasta comunità. Qua siamo in comune di San Giorgio di Garello. Ma questa è una comunità a sé stante. Una comunità a sé stante che capite subito, c'ha anche la chiesa. C'è anche la chiesa a fianco. Ma qui la comunità non è che vive solo, lavora. Questa è una struttura produttiva che aggancia a sé i propri operai, i propri operatori, i propri braccianti, le persone che vi lavorano all'interno. Ed è proprio da questa realtà, chi era escluso da questa realtà, che tenderà a spostarsi, o chi qui non trova una dimensione adeguata per mantenere la propria famiglia, che si sposta. Io adesso vi faccio solo capire, adesso qua la vedete, questo è un pezzettino della corte perché è molto più ampio, vi ho detto, è un piccolo paese. Vedete qua in primo piano il granaio, vedete la chiesa, la torre Colombaia, il palazzo dominicale, cioè il palazzo del padrone di casa, là in fondo. Ma queste sono le persone che vi abitano negli anni 20 del Novecento. Guardate. Al centro c'è il padrone, ma quelli là sono tutti gli abitanti, bambini alla vostra destra e mamme alla vostra destra dietro i bambini. Allora, capite? Questa è la comunità che vive lì. Ed è così che è fatto questo territorio, è fatto di queste grandi corti che sono dei piccoli borghi completamente autosufficienti e indipendenti. Se la guardate là, adesso io vi metto delle piante di Costa Nuova, vedete, vi ho fatto vedere semplicemente in alto il palazzo dominicale, ma qui dentro ci sono stalle, case per i salariati, una pila da riso, due mulini, la ghiacciaia che vedete in basso ancora esistente, ovviamente la cappella. Allora, questo è un piccolo borgo, qua la gente si conosce, vive, e se volete rendervi conto della vita che si svolge qua, nel 1950 viene girato un film che si intitola Sensualità, con Marcello Mastroianni, che è completamente ambientato in questa corte. E quindi vedrete la vita che si svolge in un piccolo paese, che è questa corte. È una corte dalla storia antica, guardate, 1687, di proprietà della famiglia Nerli, sono dei ricchi, nobili mantovani, e poi pian piano si amplia e
e diventa quella che vediamo oggi, già all'età dell'Ottocento. Quindi diciamo che a fianco della storia, della grande storia produttiva che nell'Ottocento si sviluppa, legata alle prime industrie manufatturiere legate al tessile principalmente nel nord Italia, e che portano ad esempio a casi che magari conoscete, tipo Crespidadda, dove il padrone costruisce le case per i propri dipendenti e gliele dà in affitto decurtando